E allora, signori, come da promessa, eccoci qui. Twente Kukaric, partita di ritorno del terzo turno di UEFA Conference League, signori. Quindi, chi vince? Insomma, chi vince? La Twente parte da un risultato di 0, no, di 1-3. La vedo veramente buia che possa fare questa remontata il Kukaric. Io ci credo nel Kukaric maledetticci lì. E speriamo che ci regalino emozioni. È una live fatta anche per il meme, signori. Non me ne frega nulla delle views che faremo, non me ne frega nulla, è fatta per gufare. È fatta per il meme, signori. È fatta anche per il meme, signori. Allora, ciao Jeremy Grande. Ciao Rick. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Allora, la partita è alle 7, vi ricordo. Quindi ora io starò qui a cercarla a tutti i costi. Nel frattempo, voi mi raccomando, lasciate tutti un bel like. Mi raccomando, io intanto mi metto a cercare sta partita. Aspettate un attimo. Tanto metto a cercare questa partita, a mettervi anche un campo 3D per fare un po' di qualità. Mi raccomando, se avete amici della Fiorentina, condivideteli la live, perché bisogna avere gufi, bisogna essere un popolo unito qui, perché bisogna sperare che Kukaric vada a fare l'impresa, ma secondo me è veramente complicata una cosa del genere, anche se tutto nel calcio è possibile, tutto è possibile, però ragazzi c'è anche il fatto che il Kukaric, che ha perso 3-1 in casa, va in Olanda oggi. La vedo buia, ecco, la vedo molto buia. Comunque, il match è iniziato a 19 minuti, ancora è presto sicuramente, però vediamo un po'. Se si arrivasse a 15-20 spect non sarebbe male, anche se, parliamoci chiaro, non so quanti ne faremo. Allora, intanto io vi metto, cioè cerco il campo 3D o comunque qualcosa di riferimento e prendiamo Twente Kukaric, eccola qui. Allora, siamo in 8 per ora, non male. Buonasera a tutti, loro stanno entrando, dai. Un bel like, un'iscrizione, le mancano proprio 8 ai 3400. Mi raccomando, ragazzi, commentate quando entrate, così almeno. Ciao Crissi, ciao grande. Buonasera, benvenuti in live anche a te, Cri. Signori, allora, signori, lineups, vediamo un po' matches. Ok, allora, io intanto questo io me lo tengo come, diciamo, promemoria, comunque come qualcosa. Milenkovic è il nostro, sì. Ragazzi, condividete questa live, è pazzoide, perché nessuno farà questa partita, secondo me. Nessuno, solo io il pazzo di turno a fare una partita, ecco. Come fuoi ricordarmi di te? Mi ricordo di te. Mi ricordo che eri entrato tante volte in live. Se sa parlare di te, si può fare anche festa. Ovvio, dignene. Comunque, ciao, bro, grande. Siamo un set, però, dai, forza, forza. Condividete la live con tutto il popolo fiorentino. Bisogna farli entrare. Bisogna far entrare la gente, signori. Bisogna far entrare la gente. Io intanto provo a cercare un live score. Magari e lo fanno, non lo so. Guardiamo un po'. Milenkovic Godo, grande Nico, buonasera anche a te. Allora, 9, arriviamo a 15-20, dai, 15-20 vanno bene come gufi, eh. 15-20 vanno bene come gufi, signori. Allora, io intanto provo a cercare a tutti i costi di trovare il campo 3D, almeno ve lo metto, così per chi non riesce a vedere la partita come me, di sicuro ce l'abbiamo tutti. E allora vediamo un po' se ci si fa. Allora, high score, allora popolare, ok, vediamo un po' Twente, vediamo un po' che esce fuori. No, non me lo trova. Maremmane. Ah, ok. Se era un troll allora va bene, scusa, ti chiedo scusa, però quando uno mi si sente in quel modo mi ero incazzato, scusa. Mi dispiace. Allora, questi. Ok, appena inizia la diretta del campo 3D, ve lo metto. Aspettate, modifico l'audio, mi metto le cuffie, se no qui se sembra in Bangladesh. Allora,
ci siamo e ci siamo. Siamo in 8 per ora, 9, insomma, quanti siamo? È una live per il meme, non ci saranno views dietro. Allora, come mai faccio questa live? Motivo semplice, motivo semplicissimo. Questa live è tutta studiata nei minimi dettagli, all'ultimo secondo ho deciso di farla. Intanto io saluto Jacopo Mazzo, allora la sto cercando anch'io la partita, ragazzi, ve lo dico subito. Quindi calma, ora la troverò anche, non la farò vedere ovviamente, non sono pazzo, però comunque praticamente perché faccio questa live? Perché la vincente di stasera, insomma, se il Cucarici rimonta, viene il Cucarici a giocare a Firenze, se il Twente conferma il pareggio o la vittoria, viene a giocare a Firenze. Quindi è una partita importante per questo, ecco, per questo è importante. Ora se riesco a trovare la partita ve lo dico, eh. Ve lo dico immediatamente se riesco a trovare la partita. Intanto, vi raccomando, lascia un bel like, insomma, e niente, sto, non è che c'è da dire altre cose. Allora, vediamo un po' se riesco a trovare Twente, Kukarički, no, l'ho scritto male, mamma mia, che nomi, che nomi. La pronostico della prima della Fiorentina, spero di vincere. Chi, sì. Dove si può vedere? Fammela vedere. Orario diretta streaming Conference League. Il fischio, ok. No, no, dai, ti prego, la voglio vedere. La sto cercando, ragazzi, la sto cercando, la sto cercando. Voi mi raccomando, intanto, condividete questa live, ragazzi, a tutto il popolo fiorentino, dai. Forza. Forza, signori. Forza. Forza, forza. Forza, signori, forza, signori. Io lo sto cercando, eh. Kukarički live, così. Vediamo un po' se qui mi dà dove si può vedere. No. Chi vince sulla Fiorentina, formazione ufficiale Twente Kukarički, terzo turno, punteggio Twente Kukarički. Vediamo un po'. Tra i più, ovviamente il Twente, ragazzi. Ovviamente il Twente. Devo riuscire a trovarla, via. Devo riuscire a trovare sta partita, non me ne frega nulla. Magari su forse aspettate, eh. Voi condividete la live intanto, fate qualcosa, magari si fa entrare più persone possibili, anche se siamo un noto, ma però secondo me qualche spect si può fare, eh. Non dico tanti, ma una decina, 15 si possono fare tranquillamente, signori. Siamo in 10, infatti, per ora, dai. Siamo in 10 per ora, dai, forza, 9, insomma. Io intanto provo a cercarla qui su Roja Directa, magari la fanno vedere. Non lo so. No, ho sbagliato. E allora, signori, 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 allora Roja Directa. Ok, vediamo un po' se riesco a trovarla. Siamo in 13. No, non è su DAZN. Cioè, sì, la Conference League, sì. Anche su Sky, eh. Pensavo che questa partita qui no, questa qui purtroppo no. Però se dici sì. Comunque, ciao Matte, buonasera anche a te. Dai, ragazzi, condividete la live con i vostri amici fiorentini. Dovete farli entrare tutti. Allora, football. Vediamo un po' se ci si riesce a trovare questa partita del cavolo. Madonna mia. Sono stracasato, non lo so perché. Vediamo un po' se ci si fa. No, 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 no. Qui non c'è. Aspettate, io la sto cercando a tutti i vostri. Se la trovo, ve lo dico e vi dico un po' dov'è. Vediamo un po' se ci si fa. Aspettate, football, UEFA Conf. Fermi, l'ho trovata forse. Fermi. Cioè, ok, infatti, l'ho vista anch'io. Fermo? No, no! Ok. Il terzo, boh. 11 spect ancora, dai, forza, eh? Mi raccomando. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Allora, ciao Fra, torno più tardi, ok. Ok, Matte. Vediamo un po' se si riesce a vedere.
No, 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 per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio. Per me... Sì, vabbè. Ma non sanno nemmeno le cose, Madonna mia. Oh, Madonna. Ora, se riesco, la metto su Roya Diretta, ma non lo so. Non lo so se riesco a metterla. Non lo so se riesco a metterla. Comunque, però, siamo in 15. Nemmeno pochi, nemmeno pochi. Nemmeno pochissimi, sicuramente. Nemmeno pochissimi, sicuramente. Ripeto, è una live per il meme, non è nulla di che, ragazzi, eh. Forse questa, vediamo un po'. Questa fa... Maonna ragazzi, non si trova nulla, mi sa. Non si trova nulla, mi sa. Aspettate, forse ci si fa. Forse qui, watch, vediamo un po'. Che è sta roba? Boh. Boh. Io ce l'avevo fatta per questa partita, non mi frega nulla. Questo, proviamo questo. Proviamo questo, signori. No. Ora la trovo, eh. Ci si farà a trovarla. Ci si farà a trovarla, sicuramente. Ci si farà a trovarla, dai. Ma intanto faccio una cosa. Presento lo schermo dal computer, intanto metto qua, scusami, lo presento lo schermo dal computer. Ma io penso Iago la Cremonese si dovrebbe vincere, non penso andando a pareggiare o perdere, spero, c'ho un po' d'ansia perché comunque è sempre la prima, però ragazzi, se non si vince la Cremonese, ecco un po' un problema. Sicuramente, quindi io mi auguro che si possa vincere tranquillamente, niente. Intanto copiamo qui il link, vediamo un po'. Allora, siamo in 10, guarda, nemmeno poi, ragazzi, cioè più di oggi della conferenza di Milano, praticamente. Allora, io sto cercando a tutti i costi questa partita del cavolo. Ce la faremo, mamma mia. Tutte. Ah, signori miei, signori miei, signori miei, signori miei. Tuente Kukaricki, Tuente Kukaricki. Forse qui, forse ce l'ho fatta. Forse ce l'ho fatta live. Forse ce l'ho fatta. Allora, c'ho Leon. Allora, signori, forse ce l'ho fatta, a trovare il live, insomma, il campo 3D. Allora, ok, il campo 3D l'ho trovato, perfetto. Ora si mette immediatamente. Allora, fermi. Dai, vediamo un po'. Allora, ok, dovrebbe caricare. Si dovrebbe caricare, insomma. Allora. Ok, eccoci qua, fermi. Allora, ta 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 ta, vediamo un po'. Attenzione, signori. Allora, campo 3D lo dovrei aver messo. Lo sto ingrandendo. Fermi. Forse ci siamo. Allora, devo mettere campo 3D e poi devo cercare la partita. Allora, campo 3D trovato. Campo 3D trovato, godo tanto, godo veramente tanto. Se si riuscisse a levare sta chat di cavolo, ma non mi riesce. Allora, StreamYard. E si presenta, signori, e si presenta. Mi raccomando, mi raccomando.
Ok, allora fermi tutti, fermi tutti. Che qui sto cavolo, sta connessione di schifo, Madonna. Accidenta, streamyard, ora non mi trova la live. Sì, ci sono, tranquilli, ci sono. Allora, aspettate, perché sto facendo un inferno di sovrapponimenti, quindi sovrapposizioni tra telefono, computer, tablet. Sì, poi sbatte la porta, ma accidenta la miseria. Ragazzi, ora per guardare, in qualche modo ricercare dove poterla vedere, ma è veramente difficile, ragazzi. È veramente difficile. Allora, comunque, il campo 3D l'ho trovato intanto. Il campo 3D l'ho trovato intanto. Allora, signori, signori, fermi, StreamYard, dai, fammela presentare, accidenta a te. StreamYard, intanto provo a rientrare dal tablet, aspettate, rimanete qui con me, mi raccomando, rimanete qui il più possibile. Sì, vabbè, StreamYard buggato, StreamYard, nulla, errore, errore di cosa, ma errore di cosa, comunque, signori, io intanto StreamYard da computer, provo a mettervi almeno il campo 3D. Se non riesco a trovarla, si guarda dal campo 3D, ecco, nel senso. Allora, StreamYard, vediamo un po' se riesco a entrare da questo, dal tablet. Nulla, errore, ma errore di cosa? Ma errore di cosa? Ma errore di cosa? Allora, fermi. Comunque ci sono, non so come mi sentite, ma grande Davide che è arrivato a gufare anche lui. Tutti a gufare, mi raccomando. Mi raccomando, tutti a gufare. Il primo che scrive Forza Fuente, lo disputo. Ma errore di cosa? Ma errore di cosa? Ma errore di cosa? Io non capisco che cosa ha fatto StreamYard. Madonna di Dio. Ma errore di cosa? Ma io non so che cosa è successo. Allora, io non so che cosa è successo. Proviamo a staccare qui e riattaccare. Cosa devo fare? Allora, intanto. Hello, hello, hello. Good match, good match. Good luck, but I prefer Kukarički. I prefer Kukarički because of the last tournament. So I prefer. Ok, forse ce l'ho fatta intanto, eh. Fermi. Forse ce l'ho fatta. Streaming. No. No, aspettate, eh. Forza Kukarički, forza, eh. Andiamo, andiamo Kukarički, fai l'impresa, prova a fare l'impresa, prova a fare l'impresa, nulla, qui non fa nulla. No, ho chiuso tutto. Madonna mia. Allora, aspetta, intanto inizio. Sì, sono messo male, lo so che sono messo male. Fermi, fermi e fermi, fermi e ridico fermi, rimuovi, fermi. Allora, io ora torno dal PC immediatamente. Cerco di mettere il campo 3D e la seguiremo insieme, perché qui non me la fa vedere, accidenta lo schifo. Dai, dai, fuori, venite a gufare, deve vincere Kukarički, speriamo. Qui non me la fa vedere, accidenta a voi e chi va messo, no, mi dissocio. Novità di Chrome, non me ne frega nulla. StreamYard, dai, forza. Siamo in 18, non siamo nemmeno pochi, non siamo nemmeno pochi. Non siamo nemmeno pochi, signori. 16, no, non siamo nemmeno pochi. Devo essere sincero, mi aspettavo molto di peggio. Mi aspettavo molto di peggio, siamo già quasi a 100 views, signori.
Allora ce la faremo forse, eh? Ce la faremo forse, ce la faremo. Qui un'altra volta bloccato, esplode tutto. Allora, calma, calma e calma, ci sono. Allora, ci sono e ci sono e ci sono e ci sono. Allora. No, un'altra volta là. Madonna mia, ce la faremo, eh. Ce la faremo a mettere un campo 3D. Gmail. Madonna di Dio, è qui da mezz'ora quasi sto. Gmail, dai, forza. Comunque ciao Matti, sì Luca, 18 a Firenze, eccola, eccola, fermi, l'ho trovata. L'ho trovata anche senza auto, ma l'ho trovata. Fermi, l'ho trovata, godo. Madonna se godo. Madonna se godo. L'ho trovata, signori miei, l'ho trovata. Su Roia Diretta la fanno vedere. L'ho trovata, signori. L'ho trovata, l'ho trovata, l'ho trovata. Godo, comunque ci ho preso. L'ho trovata, ragazzi, l'ho trovata. L'ho trovata, signori. Godo. Madonna se godo. Fermi. Bentornato. Allora. Mamma mia. Allora ce la faremo. Fermi. 236-141. 236-141. Vediamo un po' se si riesce a mettere su un po' 3D. Tuente, Kukaricki, le squadre stanno scendendo in campo praticamente, ci siamo quasi all'inizio del match, partita molto importante, non l'ha preso, 236-141, dai, forza, c'ho da mettere sto campo 3D del cavolo, del Kaiser, come volete dirlo. Oh, vediamo un po' se ci si fa ora. Ice Core, eccolo qua, fermi, forse ci siamo, eh. È iniziato il match, è iniziato Tuente, Kukaricki. Si riparte dal 3 a 1, signori. È iniziato Tuente Kukaricki. È iniziato Tuente Kukaricki. È iniziata Tuente Kukaricki. Fermi. Forse ce l'ho fatta, eh. Non vorrei fare nulla, ma andiamo un po'. Via. Chiuditi, schifo. Allora. Ok. Entro nello studio. Sfondo casuale, non me ne frega. Dai, è iniziato il match. Tuente, Kukaricki 0-0 dopo 36 secondi. Subito il Kukaricki in attacco. Madonna, forza Kukaricki mio. Dai, dai. Mamma mia. Ragazzi, si guarda, si vede su Roia Diretta. Io ovviamente non ve la farò vedere, però si vede su Roia Diretta. Intanto faccio la condivisione dello schermo condividi schermo, fermi. Madonna di Dio, l'ho trovata. Cercate il canale Friends, c'è la. Ah, letteralmente. Ah, quello è un pazzo. Quello è un pazzo. La fa vedere veramente. Questa. Oh, va. Vediamo un po'. Vediamo un po' come viene fuori. Allora, ospiti, vediamo un po'. Ospiti. Allora, questo dovrei mettere allo. No. Questa aggiunge allo streaming, penso, no? Ci siamo. Ok, questo è il campo 3D. Fermo. Fermi. Io la potrei fare anche vedere, ragazzi, ma rischio. Rischio. Però io intanto ci sono. Aspettate, entro da tablet, esco da telefono. Il PC dovrebbe, ok, non dovrebbe esplodere nulla, spero. Non dovrebbe esplodere nulla, comunque la fanno vedere qui, su Roia Diretta. Questo si può anche levare. Rimuovi dallo stream, intanto c'è. Perfetto. Fermi, fermi tu. Entra in studio. Aspettate. Ok, eccomi qua. Eccomi qua. Eccomi qui. Eccomi qui. Eccomi qui, eccomi qui, eccomi qui a commentarla insieme a voi. Siamo già al. Sì, vabbè, è indietrissimo, però si guarda. Siamo già al quarto minuto ed è sempre 0-0 tra Twente e Kukaricki, signori. Intanto mi devo allontanare, se no la crasha tutto un'altra volta. Ci sta provando il Kukaricki. Vedo dal campo in 3D. Dai, 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 Kukaricki, dai, per favore. Provaci almeno, almeno provaci. Non chiedo tanto, non chiedo tanto, tanto questo io lo posso anche levare.
No, tiro fuori del Kukaric. Non ci credo. Tiro fuori del Kukaric. Madonna santa. Questo forse è ancora meglio. E non so se mi si vede poi. Sì, mi si vede. Mi si vede anche. Mi si vede anche. Buono. Dai, 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 dai. Sempre 0-0 comunque. Sempre 0-0. Twente Kukaric. Dall'Olanda con furore. Dall'Olanda con furore. Questa è una partita troppo importante per la Fiorentina. Potrebbe veramente scriversi la storia a Twente, a Encede, come volete dire, in Olanda. Il Kukaric che sta giocando alla Twente Kukaric Live. Vediamo un po'. E ci sono solo io praticamente. Vabbè, sì, ci sono solo io. Dai, forza, 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 forza. Dai. Siamo in 16, buono, buono. Un like, un'iscrizione, mi raccomando, perché sono l'unico in Italia della Fiorentina a fa sta roba. Dai, 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 ragazzi, dai. Sto facendo il possibile. Il telefono mi sta per esplodere, manca poco. Samuele, la puoi vedere su Roja Directa. Comunque, c'è il gol! Il gol del Kukaric! 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 Il gol del Kukaric, il gol del Kukaric, non è vero, non è vero. Ha segnato il Kukaric, ha segnato veramente il Kukaric, ha segnato il Kukaric, ha segnato il Kukaric. Oh, oh, ha segnato il Kukaric, ha segnato il Kukaric, ha segnato il Kukaric. Godo, godo, 1-0 Kukaric, signori. 1-0 Kukaric, signori. In Olanda è vantaggio degli serbi. Dai! Grande Kukaric. Grandissimi. Forza! Volevo vedere. Madonna mia! Mi arriva la notifica qui dal campo 3D. Ha segnato il Kukaric. Grandi. Grandissimi. Grandissimi. Ha segnato il Kukaric, signori. Madonna santa! Non è vero, Madonna. Qui sta laggando come dei dannati, mi sa. Ma intanto il Kukaric è passato in vantaggio. Il Kukaric è passato in vantaggio in Olanda. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, signori. Mamma mia, signori. Sì, sono allo stadio con la Cremonese. Sono allo stadio con la Cremonese. Quella cam, tanto mi è scomparsa. Fermi, Madonna mia, sta laggando tutto. Mettiamolo così. Madonna mia, sta laggando tutto. Grande Kukaric comunque, che è passato in vantaggio. Grandissimo Kukaric che è passato in vantaggio. Mamma mia, il Kukaric in vantaggio, signori. Dai, dai, forza, forza. Oh, è così molto meglio. Almeno mi si vede meglio a me. Kukaric in vantaggio. Madonna santa. Non mi sembra vero. Dai, ne mancano due. Dai, ne mancano due. Forza. Forza. Vogliamo questa impresa. Vogliamo l'impresa del Kukaric. La vogliamo tutti. La vogliamo tutti. Bisogna evitare questo Twente. Dai. Forza. Forza, Kukaric. Forza, Kukaric. Diamo. Madonna santissima, ragazzi, ha veramente fatto gol dopo 6 minuti il Kukaric. Incredibile, incredibile il Kukaric. Madonna, fermi, ora arrivo anche in chat. Intanto gioco fermo, vedo c'è uno a terra. Che casino attuente. 1-0 Kukaric, i serbi sono passati in vantaggio e ora devono farne altre due senza prenderne per andare a questi benedetti, questo benedetto turno contro di noi. Madonna santa, ragazzi. Oh mio Dio, il Kukaric che è passato in vantaggio. Io li stimerò per sempre, perché ci hanno provato almeno, ci hanno provato. Vi stimo lo stesso, vi stimo lo stesso. Grandi, grandi, grandi. Oh Madonna, oh Madonna. Avevi detto uno fisso. Scusa, scusa Paolo. All'andata è finita 3-1 purtroppo, per il Twente. Vabbè, no, ma io ci credo, io ci credo, eh. Io ci credo, ragazzi, io ci credo. Io ci credo ancora. È tutta aperta ancora. È tutta aperta. È tutta aperta, signori. Oh mio Dio santo.
È tutta aperta, siamo pure in 27 in live, grandi, grandi così, chi sta venendo in live, un bel like, un'iscrizione, dai. Vamos, Badamosi, non so cosa voglia dire, ma buongiorno, salve, welcome, ragazzi, non sto capendo più nulla, siamo in 29 in live, dai, forza. Madonna di Dio, uioia, se passa il Kukaricki, se passa il Kukaricki, oh Madonna mia, se passa il Kukaricki. Se passa il Cucarici, giocatela, ti prego. Almeno forse gufi un po'. Dovete gufare, dovete gufare. Forza, dov'è il gufo? Maremman pesta. Incredibile il gol del Cucarici. L'ha fatto pure bello, concordo. L'ha fatto pure bello. L'ha fatto pure bello. Cucarici avanti. Quando siamo al decimo, più o meno, sì, del primo tempo. Cucarici, siamo con te anche dal canale Viola. Grande, grande, bro, grandissimo. Grandissimo. Madonna, ragazzi. Il Kukaric avanti. Il Kukaric avanti, ma calma perché manca un bordello. Però intanto è avanti, grande, forza. Ora mi rimpicciolisco. Ok. Mamma mia. Oi, oi. Ok. Dai, forza, forza. La sto guardando su Roya Directa, la sto guardando un po' dal campo 3D perché questo è in ritardo. Madonna, ragazzi, 24 in live. Va meglio questa live che la conferenza stampa di Milenkovic. Siamo quasi a 300 views. Oh, Madonna, 7 iscritti ai 3400. Il Kukaric che è passato avanti al Twente. Quando siamo al 11:40, vedo sta attaccando il Twente. Mamma mia, ragazzi, oh, Madonna, oi, oi. Oh Madonna, oh Madonna. Riccardo la fanno vedere su Real Directa, ma è in ritardo, questo ve lo dico. Ora provo a riuscire a rimetterla. Oddio, ragazzi. Oh mio Dio, oh mio Dio. Questa non me la fanno vedere. Madonna, ragazzi. Oddio, oddio. Dai, dai, dai. Forza, ne mancano due. Io ci ho azzeccato di questa partita. Il Kukaric ha segnato. Sì, grande Alex. Ha segnato il Kukaric, ragazzi. Questo diventerà un meme di quelli pazzeschi. Nei meme più clamorosi di tutta Italia. Però ne deve fare ancora due. Ragazzi, è lunghissima. Però. Io ci credo nell'impresa del Kukarički, signori. Squadra serba che sta andando in Olanda con furore a tentare di giocare contro la Fiorentina. No, dove me l'hanno messa? No, no, Ndolè, oddio. 19, no, 19, futuro. Eccola qui, Twente Kukarički, non la vedevo più. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio. Intanto, siamo anche 27 in live, ragazzi. Cioè, capite bene che è una goduria. Come la trasmettono in chiaro? Come la trasmettono in chiaro sulla SNAI? Subito! Maledetti! 31 in live, grande! Ah, bisogna l'account. Allora, no, scherzi a parte. Comunque, grazie Paolo di avermelo detto. Io provo a rimetterla su Roya Directa. Insomma, sono tre colpi molto belli, soprattutto Christensen e Depay. Paredes non è male alla fine per la Juve, eh? Non è male per niente. 33 live, 337 views. Si arriva a 1000 qui. Godo come un pe. Mi dissocio. Godo veramente tanto. Mi sono fermato all'ultimo. Mi sto gasando a vedere queste partite belle. Allora, qui è indietro di un minuto e mezzo. Grande, va bene lo stesso. Oddio, oh mio Dio. Siamo in 31 in live, ragazzi. Oddio santo. Kukaric sempre avanti quando siamo al quarto d'ora di gioco e ci aveva pure riprovato quel Kukaric ad un passo dal 2-0. Il Kukaric con Owusu, ma chi sei? Ma chi sei? Ma dammi la. Io mi lo giuro su di me: se il Kukaric passa, mi compro la maglia del Kukaric. L'ho detto e lo faccio. Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, che cosa sta succedendo? 369 views. Dai, un bel like, un'iscrizione. Sono l'unico su YouTube Italia. Su YouTube non la fanno vedere, Rick. Mi dispiace, non la fanno vedere su YouTube. La può vedere solo io, tra virgolette, col campo 3D e il commento. Come sono i tifosi di casa, spingono. Non ho l'audio, però
Calcola che è uno stadio da 30.000 spettatori. No, non la danno su DAZN, purtroppo. Anche lì non la danno. Ragazzi, è solo e soltanto qui che la potete, tra virgolette, ascoltare, vedere. Campo 3D, come vedete, alla mia destra. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio. Il Kukarički sta in vantaggio. Intanto aspettate voi un attimo a chiudere la porta, se no rompo le scatole anche a tutti qui intorno. Allora, ok, ci siamo. Rinvio del portiere del Twente, anche se qui è in ritardo, come vi ho detto. La conferenza la danno su DAZN, ma oggi no. Intanto qui mi arriva un commento di un Twente, Tem, Chan, De Virare, S. Uego. Hello, I think, man, Twente, Ken, sta facendo... No, pareggio il Twente, ha pareggio il Twente. No, 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 ne devono fare 3 ore. Ne devono fare 2 per pareggiare e 3 per passare. Ha segnato il Twente, ha segnato il Twente, ha segnato il Twente. Ha segnato il Twente, ha segnato il Twente, ha segnato il Twente. Vabbè. Era chiaro, era chiarissimo. Accidenta la miseria. Accidenta. Peccato. Kuparici ci ha provato. Ma io un applauso lo voglio fare perché sono andati lì, sono partiti tutti e sono andati in vantaggio. Nulla. Fiorentina Twente. Fiorentina Twente, quindi, vabbè, signori. Purtroppo il Twente ha pareggiato e c'è poco da farci. C'è poco da farci, mi sa che ormai sarà Fiorentina Twente. Il Cucaricci ci ha provato, Twente ha pareggiato subito e vediamo un po' i commenti che dicono. Non ci sono i gol, no, non è ancora chiuso, lo so, torno io e prendono gol, peccato. Maremma Gatta, manca 2 gol, sì, purtroppo non lo so chi ha segnato il Twente, non li so i giocatori, comunque gol in trasferta poi è anche inutile, Matte, perché il Twente aveva vinto 3-1 a Kukarički e il Kukarički deve vincere 4-1 per passare senza problemi. Guarda i gol hanno anche fatto, guarda lì che schifo, il pallone che attraversa, no dai, no, ste cose vengono. Il Twente comunque lo vedo. Cioè, come lo sto vedendo? Io sto vedendo più il campo 3D perché qui è in ritardo, però insomma, mi raccomando un bel like. Comunque il Twente è una bella squadra. È veramente una bella squadra il Twente. 476 views intanto, eh? Molto, molto, molto bene. Molto, molto, molto bene. Molto, molto bene. Ma il Twente almeno la... No, quella lì sicuramente, eh? La Fiorentina il 18 e il 25. Di agosto giocherà la Conference League. Mi raccomando, un bel like se non l'avete messo. Arriviamo a 30-40 like così per il meme. Dai, sì, bella cappella, concordo. Concordo con te, bro. Concordo con te, bro. Che ci scrive dal canale Viola. Sì, è fattibile, Matte, però purtroppo, ragazzi, è andata così. Purtroppo è andata così, anche se non è finita, eh. Non è finita, eh. Ricordiamocelo, non è finita. Non è finita ancora, eh. Allora si gioca il 18 e il 25 noi. Lo so, Jacopo, che era meglio partire in trasferta. Comunque è fattibile, ragazzi. Non si può aver paura, concordo con LOL. Non si può andare a aver paura di... non si può aver paura, scusate, di andare a giocare col Twente. Intanto siamo a 500 più squadre, 497. Un bel like, un'iscrizione, mi raccomando, mi raccomando. Mi raccomando ragazzi, un bel like con iscrizione. Mi raccomando ragazzi, un bel like con iscrizione. Mi raccomando ragazzi, un bel like con iscrizione, dai.
Siamo, allora, ma infatti, noi bisogna provare a tutti gli osti e bisogna passare, ragazzi. Cioè, che ci tocchi il Twente, il Kukarički, va bene, va bene. Va bene, però nulla. Allora, l'andata punteremo lo punterà, eh sì. C'è anche da dire che questi giocano ogni 3 giorni? Eh sì, quello sì. Però non è una scusa, non è una scusa, ragazzi. Non è una scusa, non è assolutamente una scusa. Perché, signori, non vuol dire nulla. Cioè, mamma mia, il Twente sta per fare anche il 2-1, ho visto. Peccato. Peccato. Vabbè, non demordiamo, non demordiamo, non demordiamo, ragazzi, non demordiamo nulla, non molliamo. Ora bisogna sostenere, ragazzi, più che mai c'è da passare questo turno e bisogna farlo. E bisogna farlo a tutti i costi. 525 views, grandi. Jovic penso che sia un buonissimo attaccante. Se recupera la forma fisica, è veramente una bestia. Intanto Kukarički rimessa laterale in fase di attacco praticamente. Ma la conferenza stampa di Bremer non l'ho ascoltata, quella di Milenkovic, tanta roba sicuramente. E niente. Milenkovic, tanta roba comunque. E Kostić alla Juve, bel colpo veramente. No, ma nemmeno io, Nico, nemmeno io. Però ti sto dicendo. Non è una squadra scarsa, ma non è nemmeno il West Ham, capito? Ok, sì, può essere buono, ma può essere anche brutto, perché da una parte puoi dire loro hanno le gambe pese, magari ne prendono tre, godo, ma dall'altra puoi dire loro sono più allenati, reggono più fisicamente e te ne prendi in quel posto. Ok, Ciccio, Ables un po' in... Ok, bro. I'm watching this match because I'm a Fiorentina fan, man. And the result of this match is one all, yes. I hope Twente, but I think I hope Kukarički, but I think my bro Twente will pass to the next turn with Fiorentina. Non sono mai andato a pescare, sono sincero. 3-1 per il Twente, l'andata sì. C'era anche, cioè sì, di Gonzalez, certo, c'è ancora. Allora, siamo ancora in 31 in live, godo. 560 views, godo. Dai. So, for the people who don't speak English, I recommend you to subscribe to my channel and put a like so to support this live streaming. Come on, guys. Ok, uno la schedina, ok. Sono cosa già formata. Hanno iniziato. Sì. Nothing, man. If you want to subscribe to my channel, you are free to do it. And you can do it. Sto parlando inglese, Paolone mio, perché c'è Abdou Kanedialo che voleva insomma un po' di inglese. E quindi lo ecco. Perché c'è. Aspetta, attenzione, solamente perché c'è un. Non ho capito. Come on, guys, subscribe to my channel if you want. There is the possibility to put a like too, and all this. Il cliente sta attaccando. Possesso parlare del Kukarički. Perché è italiano, mi raccomando, un bel like, un'iscrizione se siete nuovi. Siamo in 31 in live, dai, dai ragazzi. Si sta seguendo questa partita, l'unico YouTube di YouTube Italia praticamente. Guarda, guarda. Questa la fa. Madonna, è pazzo. Questo la fa proprio vedere, ora la metto.
Ma indietro anche questa, sì. Indietro anche questa, sì. Comunque siamo in 30, eh. Ora potrei metterla anche qui, volendo, però questa qui è indietro anche questa, no? Sì, è indietro anche questa. A questo punto rimango così. Ok. Ma mandamelo pure se sbaglio. Grazie. Siamo ancora in 29 là, quindi intanto qui tu entri, ci sta provando. No, no, ma non la fa vedere io. Sta tranquillo, bro. Non la fa vedere io. Non la fa vedere. Non sono pazzo. 6 iscritti ai 3.400. Grandi, grandi, grandi e ripeto grandi. Per una live che pochi si sarebbero. Io comunque non mi aspettavo tutta sta gente, devo essere sincero. Uh, 32 live ancora. Dai, 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 condividete la live. Forza, forza, forza e forza. Condividete la live, mi raccomando, un bel like, un'iscrizione. Condividetela con i vostri amici. Thank you very much, bro. Welcome to my channel. On this channel you will find a lot of videos about Fiorentina. Sorry for the fact that I will not speak English in the videos, but I will speak in Italian, but welcome to my channel. Welcome to my channel. Pronosio Valentina Remonese, spero una bella vittoria. No, quest'anno non sono in Fiesole, quest'anno sono in parterre di tribuna centrale. Peccato. Io Twitch purtroppo, ragazzi, no. Twitch, ecco, non dovevo dirlo, vabbè. Canale Viola ce l'ho, sto facendo anche questa partita qui, in contemporanea anche sul canale Viola, però non ho la monetizzazione. Qui l'abbonamento lo puoi fare, ma costa 99 centesimi. L'abbonamento vi costa 99 centesimi, se volete abbonarvi avrete anche accesso al gruppo Telegram e niente. Questo è tutto. Comunque, sì. Sì. Vedi, questo qui la fa vedere, 360, vabbè. Questo qui la fa vedere, è un pazzo veramente. Io non posso rischiare per insomma, per una partita di conference, farmi bannare il canale, ecco, anche no. Come on grande Filippo. Ciao bro, ciao bro, ciao bro. Ciao bro, ciao bro. Siamo al 29esimo, signori. So, minute 29, all the same result between these two squads. And so this. Ti diverti? Sì. Anche se sono un po' in ritardo con la partita, c'è cioè campo 3D, va bene, un po' per divertimento. Il primo mi dice l'ho fatta per soldi, li sputo in faccia, veramente, li sputo in faccia. Thanks, ok. Thank you. Ok, thank you to Stefano and WeGaming, to Samu. To translate my live in English because I can't speak only English, my bro. Ecco. Sì, questo è un po' un problema. Ragazzi, bisogna passare. Bisogna passare. Bisogna passare. Ragazzi. No, domenica al Franchi faccio la live reaction video. No, ovviamente l'hai detta apposta. Spero, sì. L'hai detta apposta, sicuramente. Grande, bro. Grande, grande, bro. Allora, siamo in 25 ancora, non male, non male. 24. Non si sta andando per niente male, signori, Siamo ancora in 24 in live, quindi grazie veramente mille a tutti, signori. Mamma mia, il tuo ente vicino al 2-1 intanto. Attacco pericoloso del Kukarički. Attacco pericoloso del Kukarički, dai. Che non lo posso vedere perché è in ritardo.
Okay, yeah. I can speak German too, a little, but it's very, very difficult. But hello. Sì, vabbè, certo. Infatti è quello che voglio dire io. Kukarichke have acquired their Badamosi were from. Ah, ok. Badamosi is in Serbia, so man. Do you confirm that this 645 views, buono, si arriva a 1000, mi sa. Molto molto bene. Allora, no, si sta calando Respect. No, ora no, per favore. 22 ancora in live. 23, dai, condividete questa live con tutti. 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 Dai. No, siamo sotto i 20. No. No, salite, condividete live. Ok, 21, buono. Eh sì, inamichevole. Shumudov per Bologna, well, in my opinion, I think Shumudov. Well, there was Bologna, yes, and Turin, but at the same time, I think that Shumudov, well, it's very difficult because Bologna has Arnautovic, and so it's very difficult for him to play. Comunque, Kukarički è secondo in campionato, mortacci loro, eh sì. Grande Bati 1926, benvenuto in live anche a te. Certo che si gufa. Siamo in 24, non male. Non male per niente, devo dire la verità. Grazie veramente mille a tutto il supporto che mi state dando in questa live. Se volete anche una donazione che manca da tanto, così per il meme. No, scherzo. Io in porta farei giocare Terracciano e penso che mi dà... non lo so, vedremo. Io farei giocare Gollini, ecco. Stefano è impazzito, sì. Stefano è impazzito, comunque grande Jeremy, che sei ancora in live. Dai, Jeremy, mi sono. Ora non lo parlerò bene l'inglese perché io ho il problema dell'inglese, insomma, di perdermi nei discorsi. Però un po' meglio, sì, dai, non è che. Allora, ciao Samantha, me la sto vedendo, tra virgolette, sto vedendo da una parte il campo 3D, da quest'altra sto vedendo il. E c'è il 2-1 del Twente. Accidenta alla miseria. 2-1 Twente. 2-1 Twente. 2-1 Twente. 2-1 Twente. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. E niente, ragazzi. Il Twente passa e va contro la Fiorentina. Dunque, Fiorentina Twente, perché ormai il Kukarički 3 gol non li farà mai nella vita. Il Twente vola all'ultimo turno dove affronterà la mia Fiorentina, la nostra Fiorentina. E signori, c'è da stare attenti, c'è da stare attenti, ma non da avere paura. C'è da stare attenti, ma non da avere paura. Perché è il Twente, non è West Ham, non è il Villarreal, non è il Nizza, è il Twente, è una bella squadra perché è arrivato quarto l'anno scorso in campionato, dietro soltanto a Feyenoord, PSV Eindhoven e Ajax, quindi non si può sottovalutare questo avversario, ma allo stesso tempo bisogna stare molto attenti. Però nemmeno avere paura, ecco. Ok, aspetta, devo staccare. Ok, tranquillo. Mi raccomando, tienimi aggiornato su quella situa. 20 in this game is like Muhammad Ali punching a little kid to death. Fiorentina versus Twente, we are worried, but we don't. Yes, one is against Fiorentina. Yes, c'è da avere paura, ma certo. No, c'è da avere paura, ma bisogna stare non agitati. Ecco. Comunque, siamo quasi a 700 views. Buono, molto buono, molto buono. Ma intanto, volevo mettere la monetizzazione. Se me la fai mettere, brutto kebabaro di YouTube, no, la metteremo, 31 in live, grandi. Vabbè, il Twente, ragazzi, era chiaro. Era chiaro. It was sure, guys, that Twente.
Ah, was going to win this match. No, no, quello no, Kira, quello no, perché Vicario non ha esperienza europea. Guarda il gol, mamma mia, difesa veramente AP, veramente, dai, mamma mia. Vabbè, Kukarički, ci avete provato, io vi stimo, io vi stimo. Fiorentina Twente, ragazzi, dai. Purtroppo è andata così. Purtroppo è andata così e affronteremo il Twente, affronteremo la squadra più forte di questi playoff, sicuramente, tra quelle si poteva beccare. E non dobbiamo demordere, non dobbiamo demordere, sosteniamoli questi ragazzi, sosteniamoli questi ragazzi a più non posso contro il Twente. Bisogna passare, cioè ad andare a questi benedetti gironi di conference e niente. E niente, ragazzi, questo è tutto. Who can replace Luca Pelle? Well. There are a lot of good players, but Alexandro is very, 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 is a bad player. Forza Twente, vabbè, non so che squadra tifi Marco, però va bene, va bene. Yes, he's going to play for Eintracht Frankfurt. Yes. On loan. No. No. Ok, qui c'aveva provato il Cucaricci. No, via, guarda che gol aveva sbagliato il Cucaricci. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Ah. Comunque siamo a 717 visualizzazioni, grandi. 717 views, thank you guys, come on, continue to support this live streaming, come on. Kurzawa is very, very good player, but at the same time he got a lot of injuries and is not the same player as he was, but it's a good player, it's a good player, in my opinion, it's a good player, in my opinion. And ok, c'è ancora Biraghi, secondo me è una pippa a livello di Cocorin. Non è una pippa, però è un giocatore che quando non è in forma è scarso. E quando è in forma, però non ha fatto male quest'anno, eh. Quest'anno ha fatto molto bene il girone di andata, molto molto bene a livelli molto alti. Io sono più sulla fiducia, nonostante anch'io, diciamo appunto, l'abbia un po' infamato molte volte, però è una persona spettacolare, uno che ci prova nonostante tutto. Intanto siamo in 18 live, siamo un po' calati, però tutto sommato si sta andando bene. 1000 views io le voglio, non me ne frega nulla. 38esimo più o meno, sì. Dobbiamo ammettere questo, vediamo se mi si copre la faccia di troppo. No, va bene. E non si vede il risultato. No, vabbè, si vede sì così. 38esimo e 46 sul cronometro. Sempre 2-1 tra Twente e Kukaricki. Vi ricordo chi vince affronta la mia Fiorentina. Ho acquisto di Simeone. Bello, bello, bello acquisto. Quello sì. Vabbè, comunque, anche se questo qui la fa vedere, sti cavoli, ecco, cioè. Siamo in 20 ancora, sicché va più che bene per essere Twente Kukarički. Molto, molto bene. Juve should. Sì, yes. But I think Juve has a lot of problem with money and so with the budget. And so he didn't buy him in a simple way. Sì. Just to say that Juve has a lot of problem with budget and so this. Carlo c'è dal Barcellona per Depay, ci sta. 5 iscritti ai 3.400, grandissimi, grandissimi. In 8 giorni abbiamo fatto 95 iscritti, grandi, grandi, grandi e grandi, veramente. Vi adoro, vi adoro, vi adoro. 35 like, molto bene.
Allora, 744 views. Buono, 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 buono. Ciao Sebastiano, ciao bro. Allora, intanto saluto anche Niccolò. Sì, no, Nicolò, scusa. Si vede su YouTube, Roby. Però se vuoi rimanere, puoi rimanere anche qui, dai. Ti diverti di più, che c'è un po' più di gufo. Tanasi Biabiraghi, punterei su Costantino Tsimikas. Bello, 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 bello. Draxler hai detto poco, fra. Tanta, tanta roba anche Draxler. Comunque, ti saluto un'altra volta Sebastiano. Ciao Seba. Ciao Roby, un'altra volta, appunto, come ti ho detto, se vuoi rimanere anche qui, va bene. Because Pogba is not... A lot of injuries for Pogba. And he will return in 5 weeks. And like this. And so it's very, very... It's a problem for Juventus, because the midfielders, yes, are a lot, but Arthur, Rabiot... are not in the in Juventus world. So this is the problem for Juventus. 749 views. 749 views. Tanganga del 2 o Nichede arrivano forse sì, forse sì. Forse sì. Non è certo, ma forse sì. Vabbè, comunque, signori, il Twente ormai ad un passo dalla qualificazione. Io intanto la metto su YouTube per il meme. Siamo ancora in 26 live, grazie mille a tutti, mi raccomando un bel like, un'iscrizione al canale, subscribe to my channel if you are English or if you don't speak Italian, come on, put a like on this live streaming to support my channel, and thank you very much, and so cerca 20 può fare live. Andassi via Biraghi, Paolo si vede su YouTube. Comunque, buonasera, benvenuti live. Mi raccomando, se ti va, se sei nuovo iscritto al canale, si vede su YouTube. Comunque, se andassi via Biraghi, punterei su Reguilón, tanta roba. Reguilón, tanta roba. Reguilón, tanta roba. Nonostante il Tottenham sia un po' alato, ma tanta roba. Allora, comunque, la partita video solo su YouTube è indietro di 1 minuto e passa, ma non me ne frega nulla. Personalmente, non me ne frega nulla. Personalmente, non mi interessa. Comunque, siamo ancora in 22. Grandi, ragazzi. Anche Rench, Rench, insomma. Ma certo, ma fa più, cioè veramente, cioè, allora, io, guarda, allora, io Ale sono il primo a dire che le live storte vanno, succedono a tutti. Ma ragazzi, cioè, quella di Milenkovic ci sta, perché comunque c'è la Fiorentina, c'era, va bene. Ma ragazzi, ma la finale di ieri è stata veramente una cosa clamorosa. Cioè, la di ieri, nonostante abbia messo anche un titolo discreto, cioè, ho fatiato a fare 10 spettatori, cioè, era una finale di Supercoppa. L'anno scorso ne feci molte di più con Villarreal Chelsea, capito? Cioè, a questo punto mi metto a fare queste partite, cioè, veramente. Però comunque è andata così, ragazzi, e 2-1 per il Twente, e manca 1 minuto alla fine del primo tempo, siamo a cioè, 760 views in un'ora e 0-4. È quello anche. Ho fatto più views della live di ieri del Real, cioè, te ne rendi conto? Prima giornata, allora sicuramente, io non vi assicuro nulla, ragazzi, non vi assicuro nulla. Non vi assicuro nulla, ragazzi, però io spero di fare una tra Milan Udinese, una tra Sampdoria Atalanta, guardiamo un po'. Se no, ci diamo appuntamento a una partita di Serie B, magari. Secondo me Bayern non basta, lo so. Lo so, anche secondo me Bairami non è a questi livelli, non è scarso, assolutamente. È un buonissimo centrocampista, però concordo che non è appunto il giocatore che ti fa fare la differenza come fa Lo Celso, concordo. Concordo pienamente. Siamo ancora in 23. Siamo ancora in 23. Siamo ancora in 23, signori. Allora, infatti, solo quasi... Sì, ma infatti...
Infatti è quello. Poi magari faccio la live di Fiorentina Twente e faccio 400 views, capito che ti voglio dire? Cioè, io ragazzi, non voglio lamentarmi di nulla perché succede a tutti, cioè, ma sapete quante volte mi sono andate male le live l'anno scorso? Cioè, succede a tutti, ragazzi. Però perché? Cioè, è questo anche, capito? Però Fiorentina Twente, io mi auguro che sono a casa, la connessione è perfetta e tutto. Perché non penso ad andare, ragazzi, perché penso di andare una settimana via e quindi magari una decisione mia, preferisco andare a vedermi Empoli Fiorentina piuttosto che andare a vedere Fiorentina Twente allo stadio, poi magari si perde, mi gira le palle. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace anche a me di 2 minuti di ritardo, però io non ci posso fare nulla. Comunque siamo al 46esimo, quasi finito il primo tempo, come appunto vi ho detto, Twente 2, Kukaric 1. Eccolo qui, fine primo tempo a Enschede tra Twente e Kukaric, 2-1 per gli olandesi, signori. 2-1 per gli olandesi, signori. Siamo a 37 like, arriviamo a 40, dai. Put a like, come on, guys. Ok, siamo ancora in 19. Grandi ragazzi, grandi, grandi ragazzi. Grandi ragazzi. Nothing, bro. Nothing, Abuka, né Diallo. Nothing, ma mai, bro. Fiorentina, Juventus. No, Fiorentina Cremonese, no, ragazzi. Lo dico adesso, lo dico adesso. Le partite della Fiorentina, quando sarò a casa farò la live. Quando sono allo stadio faccio la live reaction. Video. 17 ancora in live. Grandi. Allora, il primo tempo è finito, appunto. 5 iscritti ai 3.400. Grandi. 5 subscribers to 3.400 subscribers. Come on. So, we are at half time. 22. Kukarici 1. A good match for both of the team, but well, ecco, gol di Raul così. No, ora dai, quello lì no, dai, puoi dire tutto, ma no, dai. Oh. Kukaric will be back to win the game. Well, I hope this, man. I hope. 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 Because I will prefer Kukaric. But at the same time, I think Twente, yes, is a good team. Is a good. Has a good manager, but at the same time, Kukarički is in, how can I say, in a lower level of difficulty. So I prefer Kukarički at all. But Twente is a good team. Is a good team. Okay, ciao Leon. Dovrei andare a Empoli, sì, dovrei andare a Empoli. Dovrei andare in. Nonostante osti 30 euro di sicuro, ma trust me, Badamosi will score. Ok, Badamosi is the striker or the midfielder of Ukarički? No, ho perso un iscritto per gol. Sì, se perdeva il Twente avevamo contro il Ukarički, Roby. Esattamente. Milanese 1, Juve Sassuolo 1 X, Fiorentina Cremonese 1, Sampdoria Atalanta X, Monza Torino 1. Al Milanese sì, Juve Sassuolo 1 sì, Cremonese 1 ci sta, Sampdoria Atalanta per me 2, Monza Torino 1 X, secondo me. Sì, Manuel, Fiorentina Twente, comunque buonasera e benvenuto in live anche a te grande.
Dai, arriviamo a queste 1000 views. Condividete la live con i vostri amici se tifano Fiorentina per farli un po' gufare, per farli un po' divertire. Siamo ancora in 21, eh. The new, ok, the new striker, ok. Meno 2, 6,50, vero Leo? Fiorentina Roma 2, tutto lo stadio, bravo. Vi ricordo anche che per chi volesse. Abbonamento sempre a 99 centesimi, avrete anche l'accesso al gruppo Telegram. 801 views, godo. Il video del Fantacalcio, se ve lo siete persi, andatevelo a recuperare. Mi raccomando, bisogna portarla a 1000, ne mancano 233, quindi sta salendo molto bene. Molto, molto bene anche il video del Fanta. Molto bene, sta salendo piano piano e sono contento anche per quello. Diciotto ancora in live, grazie a tutti veramente. Il like, arriviamo a 50 like, forza, arriviamo a 50 like, come on. Sei contento che il Real ha vinto? Sì, mi fa piacere per il Real. Simpatizzo molto i Blancos e soprattutto Ancelotti. Ufficiale, ufficiale, ecco l'ufficialità. Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore del Sassuolo. Ma come sta giocando Twente? Non sta giocando male, non sta giocando male. Comunque. Sì, Maria ufficiale. E lì mi ammazzo ancora di pensarci. Eccolo qui, le prime immagini. Ora non ve lo vedete. Aspettate. Ok. Ecco le prime immagini di Andrea Pinamonti con la nuova maglia del Sassuolo, colpaccio da parte dei neroverdi che si aggiudicano il giocatore. Grandissimo colpo. La spada di direzione Napoli, anche secondo me ormai. E niente. Conte fuori? Sì, quello sì. Ormai è già fuori rosa da un paio di tempo. Pinamonti, comunque, tanta roba al Sassuolo. 809 views, dai, arriviamo a 1000 ragazzi. Arriviamo a 1000 e sono la persona più felice del mondo. Arriviamo a 1000 e sono la persona più felice del mondo. Grande Twente, sì, calcio Atalanta, buonasera, bro. Lasciate un bel like, mi raccomando. Arriviamo a 50, ne mancano 10 e 50, forza. 50 like, obiettivo minimo. 21 in live ancora, molto, molto bene. Si sta gufando, non si è gufato tanto, però. Oh, la live è andata bene. Bella coppia anche Origi e Ketteler sicuramente. Allora, io comunque ok, Leon, tranquillo. Allora, ragazzi, ne mancano 6 e 3.400. Io ho dei presupposti per arrivare a 3.600 entro settembre. Mi dovete dare una mano anche voi, quindi se avete amici che magari se tifano Fiorentina o me. Mandatemi anche il mio canale, condividete, like, iscrizione, fate di tutto, ragazzi. Fate di tutto. Fate di tutto, ragazzi. Fate di tutto. Perché veramente io vi adoro, perché veramente mi state dando un supporto clamoroso in questo periodo. Ci siamo ripresi alla grandissima, si sta andando ancora più avanti. Peccato un po' la live di Milenkovic, un po' quella di ieri sera, ma si sta andando alla grande. E io che dire, vi ringrazio veramente tanto. Quindi andiamo avanti così. Un bel like, un'iscrizione, mi raccomando, fatelo, lo ripeto all'infinito. Che ne pensi del Monza? Allora, io del Monza, se vuoi dell'analisi completa, la trovi sulla prediction. Però a breve, a bruciapelo, ti dico: grandissimo mercato, grandissima squadra, allenatore che ha tanti stimoli, una società che veramente ha fatto qualcosa di clamoroso e pazzesco. E secondo me, il Monza, Jaco. Arriverà all'undicesimo barra dodicesimo posto, secondo me. Ok. Con Depay, sì. Allora, siamo ancora in 14, ok, ora siamo un po' calati. Vabbè. Però c'è stato anche un periodo in cui siamo stati 40 aspetti, quindi non male, eh. 14, 15, buono, 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 buono.
16 live, buono ancora, dai. Grande Iaco. Tuente scarso. Allora, comunque, ciao Lulic 71, buonasera, benvenuto in live, bro, bentornato Leon. Allora, stavo dicendo, Tuente scarso, no. Non è scarso il Tuente, ragazzi, non è scarso, non è scarso. No, Ken, per l'amor di Dio. Non è scarso comunque il Tuente, bro. È una buonissima squadra, ma non si può avere paura del Tuente, questo sì. È una buona squadra, perché chi mi viene a dire il tuo ente è scarso, ora penso c'è ironia, però non è scarso, fidati, non è scarso. Per nulla, perché se è arrivato quarto in campionato vuol dire... Stavo dicendo, se è arrivato quarto in campionato vuol dire che un motivo c'è. Arrivò dietro solo a Feyenoord, Ajax e PSV Eindhoven. Quindi, capite bene, signori miei, che il Twente è una realtà del calcio olandese ormai che si è affermato. No, no, quello sicuramente, fra. Io lo ripeto, non si può avere paura del Twente, perché allora io domenica non mi presento con la Cremonese, capito? Sì, lo so, però comunque aspetta. Sarà anche un campionato di M, come dici, però c'è Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord, Twente, Vitesse, AZ, Heracles Almelo, Groningen. Sono belle squadre, eh? Non sono scarse, eh? Sono tutte squadre che sono qualificate sempre per le Coppe Europee, quindi non sono per niente, cioè non è così brutto come tu pensi, fidati, davvero, guarda, te lo dico, io l'ho vista delle parti olandesi alcuni anni, insomma non è brutto il calcio olandese, è molto meglio del calcio francese. Quello sì, quello sì, quello sì. Però anche il PSV Eindhoven non è scarso, eh. Il PSV Eindhoven non è scarso. Il PSV Eindhoven non è scarso. Fidati. Fidati. Ok, ora siamo in 12, va bene, tanto a breve inizia la partita. A breve inizia il match. 2-1 per il Twente, vi ricordo il risultato. Mi raccomando. Ragazzi, cercate di gufare il più possibile se ce la fate. Io ancora non ero iniziata. Con Luca Stra... Ma non lo so, a me Luca, ragazzi, non mi ha mai convinto e mai mi convincerà. E mai mi convincerà. Aspetta, l'anno scorso aveva aspetta. Dici la Roma? Perché il Twente non aveva giocato la Conference League, eh? Dai, arriviamo a queste 1000 views, forza. Forza, 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 forza. 835, dai, ne mancano 165, dai, dai. Quadrato un po' lo rimpiango, sì. La Roma al Trabzonspor, sì. La Roma al Trabzonspor, sì. Se mi dicevi quella, allora te lo dicevo, scusa. Allora, siamo ancora in 18, grandi. Allora, io lo ripeto, se il Kukaric passa il turno, mi compro la maglia del Kukaric e me la metto in un quadro. Perché veramente deve fare una remontata di quelle clamorose, deve fare tre gol per pareggiare. E per andare ai supplementari, se vince 4-2 invece passa al Cucaricci, ma deve fare 3 gol. Deve fare 3 gol, sì. 3 gol deve fare. Sì. La Roma aveva vinto 2-1 là e 3-0 in casa, sì. 2-1 in Turchia, no, campionato turco. Sono d'accordo, ci sono solo tre squadre per me, c'è solo Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas. Fine. 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 Il Trabzonspor perché ha vinto lo scudetto. Fine. Fine. Non ce ne sono altre. Non ce ne sono altre. Il Konyaspor, ma che squadre sono? Ma che squadre sono? Ma che squadre sono? Via. Allora dovrebbe anche iniziare il match perché sono le 8, eh. Andiamo, forza. Via.
E che palle. Ne rinizia. Siamo ancora in 17 comunque. Il Trabzonspor. Te lo dico subito. Ce l'ho sotto mano, eh? No, gioca l'ultimo turno. Gioca contro il Copenaghen. Gioca contro il Copenaghen. Copenaghen, Trabzonspor. Intanto dovrebbero iniziare il match, penso. Per me in Serie B ci vanno Cremonese, Lecce e Spezia. Dette in ordine casuale, perché io mi sono un po' sbagliato sulla Cremonese. Non mi aspettavo questo mercato ultimo. Per me la Cremonese arriverà 18ª/19ª, ragazzi. Comunque, aspettate un attimo, ritorno subito con l'audio. Datemi un minuto. Ok, eccomi tornato. Allora, le altre partite preliminari sono Bodø/Glimt Dinamo Zagabria. Quindi, perché ho visto Manuel aveva chiesto il Bodø/Glimt con la Dinamo. Rangers PSV Eindhoven, Karabakh Vittoria Plzen, Maccabi Haifa Stella Rossa e Dinamo Kiev Benfica. Noi, Jaco, se passiamo in Coppa Italia. Cioè, no, ora ci tocca una tra Sampdoria e Ascoli. Se passiamo, si può beccare o Milan Torino o Milan Cittadella. Quindi, capisci che il Milan si beccherà se passi. Quindi, purtroppo, è così. 135 views alle 1000. Godo, 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 godo. Allora, sì, Napoli-Roma, Fiore-Mina, Juve-Lazio, sì. Ovviamente Milan-Fiore per il discorso del campione, del fuori casa, insomma. Idem il Napoli che torna, ok, sì. Ok, ci sono. Ci sono. 877, molto bene. Grazie, veramente. Ora sei, ecco, siamo in 9. Vabbè, è anche l'ora di cena, va bene, va bene. Infatti, anche se vi che fate la partita è calato, infatti. C'era 300 e passa aspetto. No, sì, quelli d'Europa League, fra, sono, te li dico subito. Allora, Ferencváros, Shamrock Rovers, Pjunik, Yerevan, Sheriff, Ludogorets, Zalgiris, che è scesa dalla Champions perché ha perso il Bodø/Glimt, Gent, Omonia Nicosia. Invece, intanto dico che è passato anche lo Zurigo, il Fenerbahce è passato praticamente. È passato l'Helsinki, è passato il Malmö praticamente. Quindi queste sono le squadre dell'Europa League.
Lo so, lo so. Infatti l'anno scorso cioè, si è fatto delle sconfitte fuori casa, io clamorose, clamorose, quella a Salerno, quella a Empoli, quella a Venezia. Sono tutte sconfitte e ti rimangono sullo stomaco per come sono anche arrivate, perché comunque ragazzi, alcune si potevano anche evitare. L'Helsinki ovviamente gioca in Finlandia. Questo è facile, dai. Sono anche stata a Helsinki, grandissima città, bellissima, pulita, persone spettacolari. La Finlandia è una cosa pazzesca. Finlandia, bravi, bravi. Voi delle squadre, ragazzi, ancora non è iniziato. Appena inizia il campionato vi farò anche le votazioni, vi dico un po' tutto. Però vi posso fare un po' di pagina di calciomercato, non è che si possa fare chissà cosa. Secondo me, ecco. Cioè, vedo bene la Roma, vedo bene l'Inter, vedo bene il Milan, vedo bene la Juve, il Napoli lo vedo un po' così, un po' che traballa, la Lazio ha fatto un buon mercato ma non le basta, secondo me l'Atalanta si è mossa così e così, la Fiorentina si è mossa abbastanza bene, insomma, parliamoci chiaro, la Juve si è mossa appunto bene come vi ho detto, insomma, Monza clamorosi, 12 colpi mi sembra, clamorosi veramente. Veramente clamorosi, veramente clamorosi e niente. Quindi, ecco, Juve 9, Roma 9, Inter 8, Milan 9, Fiorentina anche 7, sono sincero. Fiorentina anche 7, sì, dai, 7 va bene. 7 e mezzo forse un po' troppo. Navas, Napoli, per me il Napoli punterà ad altro. Per me il Napoli punterà ad altro. Anche 9 il Monza, anche 9 il Monza, anche 9 il Monza, anche 9 il Monza ha fatto 12 colpi, ragazzi. Ha preso anche, guarda qui che parale ha fatto questo. Mamma mia, peccato. Secondo me la maglia più bella della Serie A è. Me la Roma sì, è bella, però boh, è una bella maglia, eh. Però un po' così e così, ecco. Secondo me, la più bella, cioè, la Roma è bella, quella della Lazio è bellissima, la nostra è bella, quella dell'Inter così così, quella dell'Udinese è bellina, quella della Samp è bella, quella del Verona è bellissima, quella della Samp ancora più belle forse, quella del Bologna è bella ma quello sponsor rovina tutto, insomma, le maglie belle quest'anno le abbiamo viste. No, non penso anche carte. Tiro in porta del Twente, intanto lo vedo qui dal campo 3D. Ah, ma ora non è più indietro di tanto, 30 secondi, Non è così indietro ora, Buono. Ok, scusate un attimo, stavo un attimo parlando con la mia mamma, scusate. Ok, ci sono. Sassuolo voto 5, no, si è mosso bene il Sassuolo, si è mosso bene. Si è mosso bene il Sassuolo. Pinamonti è un colpaccio, ragazzi. Pinamonti, Agustin Alvarez. Ha preso Tor Svet. Non è un mercato scarso quello del Sassuolo. Sassuolo anche 6 e mezzo, dai. Io darei più 5 alla Samp, come appunto hai dato. Sarebbe clamoroso, ma intanto cartellino giallo per Kukaric. Vabbè. 53esimo. 53esimo, dai, quasi 1000 views. Grandi, grandi. Mi avete fatto contento, nonostante sia passato il 20, un po' di ansietta mi è venuta, ma mi avete fatto contento, siamo quasi a 1000 views.
Mi raccomando, se non ve lo sento, ora vi mando anche il link di questo video che è importante, se ve lo siete persi. Andatevelo a recuperare. Andatevelo a recuperare questo video. Andatevelo a recuperare questo video che vi metto ora in chat. YouTube, copia URL, urla come si vuole dire. Andatevelo a recuperare questo. Ok. Andate a recuperare questo video. Video Fantacalcio. No, l'Atalanta secondo me un po' esageri perché sì, Ederson, Lukman sono dei bei colpi, Demiral ha riscattato, però l'Atalanta si è mossa così e così perché comunque ha venduto Freuler, venderà forse Malinowski. E gli manca ancora qualcosa, secondo me, per veramente arrivare in Europa League. Per me l'Atalanta arriverà settima comunque. E niente. Questo è il video del Fanta, se ve lo siete persi. Che bisogna portarla a 1000 views anche questo. Siamo ancora in 12 live. Io veramente non so come ringraziarvi. Non lo so, ma speriamo, ma la vedo dura. Te l'ho detto, Stefano, quella lì è la rosa. Se la vuoi andare a vedere, ho già fatto le mie considerazioni. È andata un po' così e così, ecco, poteva andare molto meglio. Soprattutto il reparto difensori, attaccanti, portieri, un po' centrocampo è fortissimo, però non mi può reggere solo quella, ecco. Purtroppo l'asta è imprevedibile, ragazzi. Allora, 57esimo, 33 minuti alla fine del match. Kukaric che ancora non è riuscito a fare nemmeno un gol. Nulla. Cambio nel Kukaric. Non so chi esce, non so chi entra, non me lo chiedete nemmeno. Fatto anche quella Stefano con la Lid di Serie B. Con Fabio c'era anche. Sì, la prima è a Firenze. La prima è a Firenze. La prima è a Firenze. Ora io tutti i giocatori che ha preso non me lo ricordo. Ha preso Coda, ha fatto il fantacalcio della Serie B. Ha fatto il fanta della Serie B. Non ci voglio credere! Altro miracolo! Madonna santa, ragazzi, dai, che palle! Altro miracolo del portiere del Twente, ma che palle! Ma che palle! Che palle, che palle. Angolo, nulla. Nulla, ragazzi.
sì, c'è anche lui. Ancora in 14, non male. Non è male, non è male, sono contento. La zanzara mi rompe le palle. Accidenta la miseria. Sessantanove alle mille, dai. Forza, un ultimo sforzo da parte di tutti. 932, ma siamo. Che è sta roba? Non mi che. No! Non ha più la partita questo! No! Non gli va più la partita, non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Allora si mette questo, ok? Non ci credo, non gli fa più la partita a questo. Non gli fa più la partita a questo, non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, ragazzi. Gli è proprio saltata la partita. Vabbè. E quindi non si vede nemmeno più la partita. 63 alle 1000, grandi. Allora, siamo in 19, infatti, perché l'hanno appunto. Si vede, gli è esploso tutto, infatti, è entrata da me la gente. E godo, ovvia. E godo veramente tanto. E godo veramente tanto. 24, infatti. Godo, godo, godo e godo e godo. È finita. È finita la sua live. Godo. E ora è tutta mia. È tutto per me il palcoscenico ora. È tutto per me. È tutto per me il palcoscenico ora. Praticamente. Infatti siamo in 24. 29, grandi. Come on, come on, come on. Subscribe to my channel. Come on, guys. Come on, guys. 30, infatti, godo, godo, godo veramente tanto, godo veramente tanto, ma godo veramente tanto, ragazzi, ma godo veramente tanto. Infatti, ne mancano 44 alle 1000 ora, godo. Ci sta, Stefano, quello che hai scritto. Dai, 41, grandi, 33 spect. Hello to everyone, hello to everyone. Guys, if you don't speak Italian, if you don't speak Italian, I'm here, so I explain you, so yes, all the things of this live. So. Allora, ciao Andrea, buonasera, benvenuti live, mi raccomando, Bruce, se sei nuovo, mi raccomando un bel like, un'iscrizione al canale, ma penso se sei già iscritto al canale, non lo so. Che ne penso? Io ho visto. Allora, sicuramente, Andre, noi bisogna punirli in una fase difensiva perché nel secondo tempo hanno preso due contropiedi e manca poco, prendono gol. Quindi bisogna punirli in quello. Non giocano male, secondo me, non giocano male. Ci siamo quasi, Robby, ormai ne mancano più o meno una trentina. Sì, no, sette ne mancano. Perché c'è stato il boom di Spect, godo. Tiro in porta il tuo ente, intanto vedo, perché non c'è più la partita, mi tocca vederla così. Infatti era quello che mi rubava l'expect, perché se non avessi avuto quello io avrei fatto 50 expect fissi, forse anche. Infatti siamo in 30. 23, vedi? Quindi ne mancano comunque. No, non ne manca più. 1.009. Godo. 6 iscritti ai 3.400. Se avete 6 amici della Fiorentina, condividete il canale con loro. Così per il meme. Sì, hanno preso due. Sì. Andrebbe. Ma io penso Andrea sia già iscritto, vero Andrea? Non so se sei già iscritto, comunque se sei già iscritto ti ringrazio in anticipo, se non lo sei, mi raccomando, un bel like, un'iscrizione. Ciao Lucia Grande, come stai? 1028 views. Sì! Mi raccomando, se vi siete persi il video del fantacalcio andate a recuperare, bisogna portarla a 1000 anche quello, ne mancano 220 lì invece, quindi un po' più, però col tempo secondo me crescerà quel video.
27 Aspect, grazie mille a tutti, veramente. Bel supporto ultimamente. Ci siamo ripresi, ragazzi. Ci siamo ripresi. Ci siamo ripresi. Ci siamo ufficialmente ripresi. Ok, Stefano. Grandi ragazzi, siamo in 30, 31, grandi. Un bel like, un'iscrizione, mi raccomando. Come on guys, subscribe to my channel, put a like on this video, on this live streaming, and thank you very much. Lucia, avrà un anno di live? Non lo so, però sicuramente ti attenderanno. Live di Serie B. Live di Serie B. Live di Serie B, live di Serie A. Lo sto dicendo, live di Serie B, live di Serie A, live di Europa League, live di Champions League. Se tutto va bene, vi faccio anche il sorteggio di Europa League e Conference League, soprattutto se passa la Fiorentina. Non so se farò quello di Champions, perché mi sa che purtroppo non, quella sera lì c'è la Fiorentina. E quindi nulla. Comunque, siamo a 1070 views. Vedo che è stata andata a guardare anche il video del Fanta, grazie. Ne mancano 217 lì. Domani Parma Bari, bella, però non farò la live, ve lo dico già adesso. Hi there, follow Fiorentina. Thank you, thank you. Hello, hello, hello Matteo, hello Matteo from Canada. Wow. If you want, you can subscribe to my channel, Matte, and welcome to this live streaming. Thank you very much to be here. Thank you. Contro il Domenica, sì. Forse non vado alla prossima col Twente per una scelta mia. Preferisco andare a Empoli e poi magari se si vince l'andata vado in Olanda a vedere la Fiore. 1104 views, godo. Godo. Qui godo tanto. Qui godo veramente tanto. Qui godo veramente tanto. Manca ancora comunque 24 minuti, mamma mia. Mamma mia. Views, vedi, vedi. Più spec, più views, meno via. Arriviamo a 50 like, dai, ne mancano 4. Arriviamo a 50 like, forza. Sì, Fiorentina Cremonese vado, c'ho l'abbonamento. E farò live reaction video, non live. Live reaction intendo questo che vi faccio vedere. Intendo questo. Penso lo sappiate, però intendo questo. Per dire che fa vedere un po' il campo, fa vedere le azioni, mi inquadro, eccetera. Ciao grande, come tu stai? Sì, come va? Come va? Come va? Come va? Tutto bene in Austria, tutto bene. So che sei tornato, so che sei tornato. So che sei tornato, so che sei tornato. Come vedi, sono riuscito a mettere il campo 3D, quindi può darsi che non ti rompa più le palle. Può darsi che non ti rompa più le palle. Anche se lagga un pochino, ma sti cavoli, ecco, nel senso. Allora, quanto manca? Praticamente, te lo dico, manca 20 minuti più o meno. Più o meno manca 20 minuti. Mi fa piacere, sì. Anche io tutto a posto, comunque, grande.
Comunque, signori, signori, allora il 20 io l'ho visto, ve lo dico, dietro, sì, sono riuscito col PC, l'unica cosa, dimmi se lagga parecchio, se lagga a volte, insomma, comunque col PC ci sono riuscito, sì. Ci ho messo un bordello fra perché tipo mi sono avvicinato col tablet, qui avvicino al PC è esploso tutto StreamYard, poi manca poco, cioè mi dava errore, mi dava che c'era tutto il casino di roba, però cioè, se funziona così va bene, ecco. Se funziona così va benissimo. Comunque sto dicendo, il 20, ragazzi, l'ho visto. Allora, davanti sono una bella squadra. Dietro un po' così e così, eh. Prima nel secondo tempo, insomma, in questo tempo hanno preso due parate belle del portiere del 20. Ok, funziona bene, 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 bene. Molto bene. Almeno non ti rompo più le palle, ecco, cioè nel senso. L'unica cosa, c'ho solo da trovare il modo per levare quella shot, ma lo troverò da me. Con calma, aspettate che vada bene, ecco, cioè nel senso, però mi ecco, perché già ci avevo provato tante altre volte, ma laggava, 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 invece ora mi sembra vada meglio, sì. Poi magari perché lo vedo lagga io, ma se io la guardo da YouTube, no, no, se la guardo da YouTube non lagga. Fa qualche scattino, ma nulla di che, ecco, nulla di che. Comunque sarà una bella sfida, Fiorentina Twente, dai. Che dire, il Twente non si deve sottovalutare, lo ripeto, però non si può nemmeno avere troppa paura, ragazzi, dai. Se no veramente il morale della squadra poi, cioè, allora, innanzitutto meglio si becca il Twente anche per un aspetto del fattore testa, perché magari si becca il Kukaric, la sottovalutano. Ok, ciao Stefano, grazie di essere passato in live. Alla prossima. Stavo dicendo appunto in quella maniera lì. Stavo dicendo appunto in quella maniera lì. Stavo appunto dicendo in quella maniera lì che la Fiorentina non può sottovalutarlo, ecco. Non può sottovalutare nessuna squadra. E niente. Intanto sostituzione anche nel Twente. Non so chi entra, chi esce, perché qui purtroppo vi dico che YouTube non c'è più nemmeno una partita, che, cioè non c'è nemmeno più un canale da far vedere. Prima ce n'era uno, ma non so se stavo bannato, ma non penso. Penso l'abbia proprio levata di sua spontanea volontà. Comunque, sempre 2-1 per il Twente, signori. Cucarici che ci ha provato, è andato in vantaggio, poi ha preso la rimbarcata, tra virgolette, 2-1 per gli olandesi. 2-1 per gli olandesi. Che poi io volendo posso mettere anche, cioè posso mettere in tanti modi, così. Posso mettere, ecco, così no, così, cioè c'è tanti tanti modi, anche se questo per me è il migliore, questo qui. Allora, siamo ancora in 20, bene, 17, insomma, non male. Questo chi è? Fa vedere tu, no, ecco, questo è un commentatore come me praticamente. Quanti iscritti c'ha? Per curiosità, è 3690, ci sta. Mi sa anche meglio, poi olandese, quindi. Vabbè, comunque, signori, io non so chi c'è ancora in live, insomma. Ecco. Aspetta, i tuoi capelli, penso. No, 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 che cosa sto dicendo? Non ho capito, Lucia, scusa. Sì, ancora 2-1, Leon. Però 1200 views e godo. Godo tantissimo. La vendetta di oggi. La vendetta di oggi. Vedo il Fanta che ieri sera era tipo a 4, era 3,90, ora 785, una cosa del genere. Quindi molto bene anche quello. Molto bene anche quello. Vedo il Fanta che sta crescendo bene. Quindi molto bene. Siamo ancora in 16. Buono, molto buono. C'è lui che c'ha più spec, ma va bene, ci sta. 39, c'ha anche 300 iscritti più di me, quindi va bene. È anche olandese, mi sembra, una cosa del genere. Come si chiama? Poi sì, Futsbalski, eh sì. È serbo.
Sì, è serbo. È serbo. Questo ragazzo è serbo. 74esimo, sempre 2-1 per il Twente. Sempre 2-1 per il Twente, signori. Ah, ok. Manuel. Allora, ok. Comunque ho capito Lucia. Punto sì. 1215 vi sgodo. Mi raccomando, se vi siete persi il video del Fanta online, già messo, vi ho bloccato anche il messaggio, ve l'ho messo in primo piano, che bisogna farlo arrivare a 1000. Perché è il mio obiettivo, fare sempre 1000 views ogni video, almeno. Se poi ne facciamo 1500, 1600, 1300, 1400, allora sono ancora più contento. Speriamo post partita di farli ancora più alti come views, perché comunque domenica non è una partita tanto vista. Però, insomma, l'anno scorso mi ricordo si vinse con lo Spezia per dire 2-1, feci 2600 views, quindi sono molto fiducioso anche su quello. Quest'anno la maggior parte saranno video live reaction dallo stadio. Il mio obiettivo, io lo dico anche qui, non c'ho problemi, è arrivare a 5.000. Quest'anno arrivare a 5.000 di più sarebbe un sogno, anche già 5.001 sarebbe un sogno. E guardiamo un po', ragazzi, guardiamo un po' come si mette la situa. Ora, entro settembre vorrei 3.600, entro ottobre 3.800 e poi entro novembre 4.000. E poi a quel punto fare live Serie B mondiale, arrivare a 4200-4300 e poi pam, fare l'ultima, come si dice, l'ultimo rettilineo dritti per i 5K, che vorrei tanto arrivarci entro il mio compleanno, che è il 3 d'aprile. Quindi, ecco. Sempre 2-1, 77esimo. Vabbè, comunque il Kukaric, io l'ho vista la partita. Il Kukaric ha giocato bene. Il Kukaric ha giocato molto bene, secondo me. E purtroppo, signori, non è bastato. Non è bastato alla squadra serba, in questo caso, di ribaltare il match. Antonio Hamilton Twente. Can you speak in English, please, ma'am? But at the first, welcome to this live streaming. If you are new, you can subscribe to my channel and put a like on this live. Thank you. If you want. Video su visione serie A, sì e sì, 11.000 e godo. Ci voleva la scossa e quella scossa è arrivata. Il video della prediction, io non mi aspettavo, mi aspettavo di farne anche molte di meno. Io davvero sono onesto. Io il video della prediction mi aspettavo, non sto scherzando, anche sotto le 1000 perché ho detto cioè, l'hanno messo già in tanti. Magari invece no, 11.139 views. Circa 60 iscritti fatti, quindi nemmeno pochissimi. 672 ore, 7 euro guadagnati da questo video. Insomma, è un buon rapporto. Qualità, insomma, un buon rapporto iscritti views. Insomma, e niente. Comunque, mancano 6 iscritti ai 3.400. Dai, forza. Arriviamo a 3.395, dai. Settantanovesimo, sempre 2-1, e vabbè. Kukaric a testa alta. Kukaric a testa alta, ragazzi. Non gli posso dire nulla.
secondo tempo ci hanno provato, hanno fatto due tiri anche belli, ma il portiere ha fatto due miracoli e nulla. Vabbè, Fiorentina Twente, dai. Fiorentina Twente. No, Riccardo, mi dissocio, ma no. Sono onesto, no. Ok, ecco, mi dissocio da questo argomento. Comunque no, non l'ho mai fatto. Troppo forte, diciamo, dietro non è così forte come sembra, sono onesto. Dietro traballano un po'. Comunque allora, ha segnato praticamente, allora, nel Twente ha segnato, nel Twente hanno segnato Propper e quello lì Vlap, quindi bisogna stare attenti a Vlap, bisogna stare attenti a Mijdan, questi giocatori, grande fra, tutto bene te? 50 likes, buono, buono, grande Carlo. Grandissimi miei due abbonati del cuore di questa sera. Che però non entra nessun altro abbonato, mi sembra, no. Comunque tutto bene, ragazzi, tutto bene. Voi come state? 10 minuti alla fine del match. Onore, lo ripeto, ai serbi. Onore ai serbi, perché ci hanno provato. Ci hanno provato, ma il Twente è superiore, ragazzi. Si beccherà il Twente a... Cazzo duro, ecco, diciamolo, e soprattutto con la grinta, senza paura, a viso aperto, ragazzi. Cioè, è il Twente, sì, ma a viso aperto, non è il West Ham, a viso aperto. Si va lì, si fa la nostra partita, sia a Firenze che in Olanda, e ci si può togliere delle soddisfazioni. Sì, ormai Twente, praticamente sì, il Cucarici dovrebbe fare in 9 minuti 3 gol per andare ai supplementari. Penso sia una cosa impossibile, a meno che non sei il Barcellona e ne fai 3 o insomma 3 in 5 6 minuti come fece col PSG, però va bene ragazzi, dai. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Non si può avere paura così del Twente. Non si può avere così paura del Twente. Peccato perché sicuramente sarà difficile andare in Olanda perché c'hanno anche uno stadio molto acceso, 30.000 persone. E sapete che gli stadi olandesi sono tutti belli, tosti e duri, i tifosi soprattutto. Quindi, insomma, speriamo bene, soprattutto loro, certo, soprattutto loro, perché si trovano davanti una Fiorentina che dopo 5 anni di assenza dalle coppe europee ha fatto un grandissimo percorso con l'italiano. E sicuramente è una squadra con più storia rispetto al Twente, che non è mai praticamente andato in Europa, se non quest'anno, che appunto sta facendo il playoff di Conference League, che affronterà noi a questo punto. E niente, io non so cosa sia comunque. Ecco. We have to have Barack. Well. Ok. Barak is a very good player, in my opinion, but at all, I don't know can he make because how can he make because there are a lot of things to think about it because Barak is more offensive, se si shows insomma. Oddio. Well, I prefer Lo Celso, in my opinion, but Barak is a very good player. Barak, I don't know how Barak can approach, yes, in all. Ah, ok. 3-1, è finita. Ok, scusa, Matt. Pensavo appena scritto in inglese, allora 3-1, il Twente è ufficialmente l'avversario della Fiorentina 2022-2023. Fiorentina Twente live su DAZN il 18. Comunque sto dicendo, io preferisco appunto Lo Celso, Matte. Comunque mi raccomando, Matte, se sei nuovo iscriviti al canale, se sei già iscritto ti ringrazio in anticipo. Comunque stavo dicendo, a me
Mi piace di più lo Celso, però Barak è più, come ti ho detto, un trequartista, volevo dire, ecco, non mi veniva a mente il termine, è più un trequartista, lo Celso è più una mezzala, che ti fa anche la fase difensiva, Barak invece fa più la fase offensiva, a noi serve uno e ti faccia anche la fase difensiva, e secondo me lo Celso è il giocatore perfetto, se non si riesce a prendere lo Celso, si andrà a War, io Fra non lo so comunque, è veramente dura come trattativa, i nomi sono o Bairami o lo Celso. Sono questi, Ilic, insomma, i nomi sono questi, ragazzi. E Aguare è quello più difficile. Poi. Grande. Grande. Io non penso perché dovrei essere una settimana al mare. E è anche una scelta mia, perché comunque io volevo andare, però poi ho detto, vabbè. Che me ne frega, magari mi tengo i soldi per la trasferta del ritorno, vorrei andare a Empoli, insomma, e alla fine non dovrei andare. Il 18. Comunque, ecco, magari mi perdo il divertimento, sì, vabbè, però facciamo la live dall'albergo, insomma. Camon Fenerbahce intanto. Così. Se Fenerbahce è in Europa League, ragazzi. La sostituzione anche per il Twente, 86esimo, ragazzi, ci siamo. Ci siamo quasi, poi io poi vi saluto subito, vo' a cenare e ci rivediamo in questi giorni, domenica doppio video. Dai. Allora, comunque, aspetta che hanno scritto qui. Ok, no. Ok. Comunque, siete contenti per Milenkovic? Spero anche voi. Io sono stracarico di rivederlo in campo subito anche domenica. Mamma mia. Ha fatto una conferenza stampa già come se fosse un nuovo acquisto, ma poi delle parole clamorose e spettacolari. Veramente tanta tanta roba. Veramente tanta tanta roba, ragazzi. Che dire, ultimi 3 minuti circa alla fine di questo match. Oddio, lo stomaco. Oddio, scusate, non so se si è sentito. Vabbè. 23 ancora in live, 19, va benissimo. Siamo stati tanti, tanti, tanti. Per essere una partita di Conference League, ragazzi, tanta, tanta roba. Nulla, 2 minuti e 40, poco meno. Fiorentina, Twente sarà. In bocca al lupo agli olandesi, in bocca al lupo appunto ai cavalli d'Olanda, perché è un cavallo questo. Sì, un cavallo. In bocca al lupo agli olandesi. Chi è ancora in live faccia un cenno o dica qualcosa per le ultime domande se volete farle, che poi vi saluto io. E niente, e niente. 5 iscritti ai 3.400. Twente, ok, sì, ormai Twente, Manuel. Celso è fatta al Villarreal, Fonte, se riesci a darmela mi faresti un gran favore. Sì, Riccardo, sì, lì sì. Ecco, le partite di Conference League deciderò, però penso di optare per le live. Non penso di fare le live reaction di una partita di Conference League, a meno che non sia agli ottavi, queste partite. Cioè che sia una partita clamorosa, ecco. Quella delle prese delle Coppe Europee. Io penso la Roma possa arrivare fino in fondo, secondo me, comunque. L'Inter, il Milan e la Juve possono fare bene in Champions. Arrivare almeno agli ottavi, quarti, sì, dai, se no. Il Napoli, insomma, Lazio bene.
Sì. No, aspetta, tendenzialmente non dovrei esserci allo stadio. Tendenzialmente non dovrei esserci allo stadio, che il Mondo Deportivo è una buona fonte. Tendenzialmente non dovrei essere allo stadio, come ho detto prima, Riccardo, perché forse vado a Empoli e sono via quella settimana lì, poi ritorno per andare appunto a Empoli e magari se si vince l'andata andare dritti in Olanda a vedermi la partita. 21 ancora in live, 89 e 30 sul cronometro. Vabbè, 3-1 per il Twente, 3-1 all'andata, 3-1 al ritorno, anche se è un risultato un po' bugiardo, perché comunque il Kukaric che ha avuto due occasioni nitide nel secondo tempo, ma il portiere del Twente è diventato Dino Zoff. E comunque nulla. Ci siamo quasi alla fine del match. 90esimo, non so quanto daranno di recupero. Novanta e 15. Vabbè, comunque io. Qui si può anche levare, mi sa, dai. Vabbè. Va bene. Dai. È praticamente finita. Ora vedrete solo me. Insomma, posso mettervi anche il campo qui più piccolo, tanto ormai è inutile. Allora, dunque, Fiorentina Twente, il 18, non sappiamo ancora l'orario. Fiorentina invece il 25, non sappiamo l'orario, ce lo diranno ora in questi giorni sicuramente. Ciao Pier, si è finita ragazzi, è finita. Vabbè, e nulla, giocheremo col Twente, non c'è da avere nessuna paura. Io vado, ok, all'andata, giusto? E io mi risparmio la trasferta in Olanda, mi sa. Ah, ok, vado alla fossa. Ci sta, ci sta. Vabbè, signori, ultimi 30 secondi, quanti sono, insomma, quanto ha dato di recupero, non lo so. E allora, innanzitutto ringrazio tutti per la live bellissima, perché siamo stati 1.400. Non so quanto ha dato di recupero, vabbè. Cioè, se leggiamo le statistiche, 8 tiri in porta a testa, non c'è stato tutto questo dominio del Twente. Cioè, ha giocato il Kukaric, ragazzi, vabbè. Ah, vai, ok, vai, fro. Ok, vai. Avevo capito allo stadio, scusa. Ciao Roby, grande. E c'è anche il 4-1 del Twente. E c'è anche il 4-1 del Twente. 4-1 Twente. Nulla. Fiorentina Twente. Ufficialissima ora. Più che mai. Fiorentina Twente, signori. Sarà la sfida che decreterà che andrà ai gironi e che andrà a casa. E nulla, 4-1, 7-2 complessivo, anche se questo risultato è un po' bugiardo per stasera, però va bene lo stesso, va bene lo stesso. Siamo la Fiorentina, non si può avere paura di queste squadre, per favore, con tutto rispetto per il Twente, perché è una bella squadra, ma non si può avere paura di queste squadre. Finisce dunque, no, ancora non è finita. Vabbè Pier, tranquillo, tranquillo bro. Si passerà anche questa. 4-1. Ragazzi, che si deve fare? C'è poco da fare, c'è poco da fare. Scusate, ma sono stanchissimo. Infatti ora appena finisce. Ecco, è finita. 4-1 del Twente. Io saluto tutti, vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Ci risentiamo nei prossimi giorni. Mi raccomando, non mancate. Tanti appuntamenti sul canale. Grazie mille a tutti, mi raccomando, 5 iscritti a 4.400, vorrei arrivarci entro sabato, entro domenica. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo presto, sempre Forza Viola, Fiorentina Twente, e niente, ciao ragazzi. Ciao Pier, ciao Pier.